Non sapete cosa sono i feltrini? Sono questi affari qua che probabilmente avete sempre usato ma non sapevate si chiamassero così. O magari lo sapevate, non lo so. Questi qua ci possono salvare la vita in tantissime occasioni. E vi faccio vedere come ci possono salvare la vita in tre modi. Vi sarà capitato sicuramente almeno una volta. Adesso prendo un'asta, così faccio vedere. Ecco, porca miseria. Di arrivare a un concerto e trovare l'asta così, con un feltrino solo e con il blocca cose. Quindi come facciamo? Cioè noi possiamo mettere, di solito si mette feltrino, poi il piatto, poi un altro feltrino sopra. Come facciamo se abbiamo un feltrino solo? Allora vi faccio vedere cosa facciamo. Lasciamo il piatto senza feltrino. Allora, se abbiamo il ride possiamo mettergli il feltrino sotto, ride sopra e non chiuderlo neanche, tanto non andrà mai da nessuna parte. Ma invece se vogliamo mettergli il feltrino sopra e il feltrino sotto, tiriamo e lo facciamo diventare in due. Non è bellissimo da vedere, ma lo schiacciamo un po' e praticamente abbiamo due feltrini. In questo modo prendiamo la nostra asta, gli mettiamo il primo feltrino, prendiamo un piatto a caso, lo mettiamo sopra, gli mettiamo il nostro bel feltrino, poi chiudiamo e siamo a posto. Numero 2, dovete fare il crescendo sui piatti. Ma vi siete dimenticati i mallet a casa, perché con i mallet è tutta un'altra cosa. Quindi cosa fate se non avete i mallet? Prendete i vostri feltrini di qualsiasi misura, questa misura qua, è uguale. Poi prendete la bacchetta al contrario e glieli infilate dentro. La bacchetta al contrario perché stanno di più, fate più fatica a metterli, però si infilano meglio perché la bacchetta è più larga. Di qua invece scivolerebbero troppo. Di questa misura oppure di questa misura qua più piccole siete a posto. Numero 3, il vostro rullante è troppo armonico, vogliamo stopparlo un po', ma non abbiamo né mungel né gelatine di nessun tipo. Come facciamo? Feltrino, scotch o gaffa di qualsiasi tipo, quello che avete, appoggiate qui il feltrino e andate a mettergli sopra lo scotch. Raga, ovviamente quando mettete questo tipo di scotch più è potente meglio è, quello che avevo io oggi non era al massimo, però se avete del gaffa ad esempio va benissimo, quello attacca dappertutto, quindi siete a posto. Ok ragazzi, il video può finire qua, spero di esservi stato utile, era un video un po' diverso, ma vi assicuro che a me sono capitate tutte queste cose, quindi mi è già successo di dover usare i feltrini in questi tre modi qua. Scrivetemi qui sotto nei commenti se li usate per qualsiasi cosa, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, scrivetemi cose. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, di andare sui miei social, Instagram e Facebook, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!